Ragazzi, buonasera, buonasera. Siamo arrivati già all'8 febbraio. 8 febbraio, vi rendete conto? Praticamente sono più o meno. Ecco, metto qua così mi vedete. Ok. Sono 3 mesi pieni più o meno che stiamo qui, che lavoriamo qui, che viviamo qui. Io dico completamente che ho sempre detto che qui abbiamo cambiato praticamente le abitudini decisamente, perché ho finito di mangiare, sì e no, ho finito di mangiare, che ore sono? Sono le 5, le più o meno 10, ho finito di mangiare che erano le 4 e mezza più o meno. E cosa mi sto facendo? Una tazza di latte, ragazzi, una tazza di latte. Quando mai? Io? Quando mai? Boh, però, se vuoi, quando a volte hai la necessità di qualcosa di caldo, come adesso, non volevo qualcosa di caldo, però non avevo voglia di tisana, avevo proprio voglia di latte caldo. Chi mi conosce, tipo mia madre e mie sorelle, no? Sanno bene, ma anche Saverio stesso sa benissimo che io non l'ho mai fatto a casa, che nel pomeriggio mi prendevi il latte, assolutamente. Un attimo che mi conto i cucchiaini di zucchero, che non ne vorrei mettere né troppo poco né troppo troppo. Tanto sto dicendo, nel pomeriggio non ho mai fatto il latte. Boh, nel pomeriggio il latte io lo mangiavo solo ed esclusivamente la mattina farei colazione, la mattina farei colazione con i biscotti o i cereali la domenica o comunque bere così mai, quasi mai, quasi mai. Quando ero piccola sì, però quando sono cresciuta no, quasi mai. E rigorosamente con il Nesquik. Invece quando sono venuta qui al lavoro, se vuoi un po' di latte, l'unica cosa che c'è è il caffè. Ho incominciato a bere latte e caffè. E non è la prima volta che mi sto facendo, guardate, il latte. Si vede che è bianco, bianco latte, nel senso che ho messo già il Nesquik, e che non è una tisana. Niente, non è la prima volta che lo faccio qui. Però prima di qui l'ho mai fatto. Ecco perché dico, perlomeno, io personalmente ho cambiato abitudini e non pensavo e non mi aspettavo di dover cambiare abitudini. Comunque, alla salute. Good. La mia cenetta. Sono due baguette al prosciutto, al Schinken. Un po' povera, un po'. Non sono le nostre cene, no? Le mie cene, quelle, però mi devo accontentare perché comunque ho il tempo contato. Ho il tempo contato e quindi non riesco a cucinare. Ma più che non riesco a cucinare, con il fatto che non sto tanto bene, che sto sbattendo da una parte e dall'altra, quindi non ho neanche voglia di cucinare, sinceramente. Però cose elaborate, però cucino. C'è un ventaccio fuori, ragazzi, che si sente attraverso la finestra chiusa. Si sente il rumore del vento. Guardate. Sarà caduto qualcosa sotto al divano, sotto la poltrona, e lei si infila sotto. Si infila. Temeraria in tutto proprio, temeraria in tutto. Vabbè, vai, ragazzi. Io mangio. Che se no si fredda. Per sapere ancora nessuna novità, forse esce mercoledì e siamo a lunedì. Quindi si fa una settimana piena. Ciao.
Vabbè, va. Ci aggiorniamo. Ragazzi, il sonno è arrivato. Io e la Lilly. Tutta bella. Vi diamo la buonanotte. E niente. Buonanotte domani.